L'obiettivo è quello di evitare i festeggiamenti sfrenati visti dopo la vittoria contro la Spagna, l'ambiente ideale per far aumentare il contagio da Covid-19. Il ministro della Salute Speranza invita a non dimenticare la partita per sconfiggere il Covid, sostenendo gli azzurri ma con distanza e mascherine. Il timore di vedere aumentare i contagi sta spingendo sindaci e prefetti in tutta Italia a prendere provvedimenti che possano ridurre i rischi. A Roma è caduta l'ipotesi di aprire le porte dello stadio olimpico. Nella capitale restano solo i maxi schermi dei fori imperiali con ingresso limitato a 1000 persone e di Piazza del Popolo, la più grande fan zone d'Europa, dove potranno entrare in 2500, sempre su prenotazione. Piazze della Movida con accesso contingentato e stop ai mezzi pubblici di superficie dalle 22.30 fino alle 3 del mattino di lunedì per limitare gli spostamenti per chi decidesse di uscire a festeggiare, una decisione che potrebbe però rendere complicato il ritorno a casa di molti. Anche Milano dice no all'apertura dello stadio di San Siro e non ci sarà maxischermo in Piazza Duomo. Stessa decisione anche a Firenze, Venezia, Palermo, Cagliari e altre città. In Piazza Maggiore a Bologna, invece, i tifosi potranno vedere la partita. Il Viminale annuncia controlli severi e presidi delle forze dell'ordine in tutta Italia, mentre ordinanze locali sono previste per contenere i festeggiamenti in caso di vittoria. Ma senza il buonsenso e la prudenza dei singoli cittadini sarà difficile far rispettare le regole.